Buongiorno a tutti, sarò rapidissima perché so che il tempo ormai è scaduto. Allora, quando mi è stata presentata questa legge di iniziativa popolare, io ho osservato subito che questa aveva le caratteristiche di chiarezza, di nascere appunto secondo quel processo che ha descritto bene prima Francesco Meli, cioè un processo dal basso che costruisce sui bisogni reali. Non voglio aggiungere altri commenti, però volevo far rilevare una cosa che mi è stata rilevata, che secondo me è fondamentale anche per un tema molto attuale, che dà anche l'idea di quanto è creativa e innovativa questa legge di iniziativa popolare, perché al suo interno si fa la proposta di sostituire quella che noi insegnanti, io sono un insegnante, quella che abbiamo sempre sentito come uno strumento inadeguato, e cioè la valutazione dei nostri percorsi e del nostro lavoro, che nella legge di iniziativa popolare perde quell'approccio che è un approccio di natura ispettiva e che assume invece quello che è l'approccio più nuovo, più moderno, che è quello della ricercazione, che è l'approccio invece di natura sia conoscitiva sia anche di indagine e di aiuto e di sostegno. E secondo me queste sono veramente le risposte che dovremmo dare delle persone come appunto Chino, in Senato il fratello di Chino, in occasione della presentazione del discorso delle proprie linee programmatiche del governo di Renzi, a proposito della scuola, ha proprio fatto tutta una serie di osservazioni che vanno a cadere sempre nello stesso, sempre dalla stessa parte, cioè quello che si rimprovera alla scuola è di essere ideologica e quindi di arroccarsi su il personale, quindi la scuola si arrocca su delle posizioni ideologiche e quindi immediatamente viene tacitato con questa definizione. L'aspetto che diceva Mauceri, fondamentale secondo me, noi dobbiamo parlare della scuola, dobbiamo parlare in modo trasversale, non possiamo rinchiuderci a parlare della scuola tra gli insegnanti, dobbiamo coinvolgere gli altri. Il problema è che nella scuola gli interlocutori sono, oltre agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, sono i genitori e gli studenti, e prima è stato osservato che i genitori e gli studenti, perché non c'è più questa partecipazione, questa adeguata esplorazione degli strumenti democratici che sono interni alla scuola. Io non so quale sia stata la vostra riflessione, la mia, io insegno dal 92, e la mia è stata molto banalmente il fatto che gli insegnanti hanno una continuità dentro la scuola, mentre i genitori e gli studenti hanno sempre di più la percezione di una transizione, e quindi hanno prima di tutto una prospettiva diversa delle evoluzioni, delle involuzioni del sistema scuola, perché la vivono solo per pezzi e solo per periodi limitati, e quindi non hanno neanche la percezione di quanto sia grande il servizio che comunque, nonostante tutte le riduzioni, tutti i tagli e anche di conseguenza tutta la riduzione della dignità della scuola, comunque viene fornito tutt'oggi. Rimanendo sul tema, sulla metafora del parto, questa bambina che voi ci affidate, noi a noi spetta il compito, come dire, di presentarla al Tempio. Allora, io e la collega Montevecchi, 5 Stelle al Senato, siamo pronti a fare questo, siamo pronti da tempo, abbiamo detto noi non vogliamo nessun riconoscimento, sappiamo di essere dei portavoce dei tramite, quindi siamo disponibilissimi a fare questa presentazione, a cercare di creare tutte le condizioni possibili perché questo progetto possa andare avanti. Però dovete tenere presente una cosa, che si riesce ad ottenere solo nella misura in cui fuori c'è una spinta forte. Io in questo vi faccio un appello a tutti, a quelli che sono i comitati, a quelli che sono, facciamo in Bosca Inco, per le possibilità che ha anche di rilanciare e di tenere viva l'attenzione su questi temi. Noi presenteremo questa bambina, però tenete presente che riusciremo a coinvolgere quante più persone possibile nella firma di questo disegno di legge, e quindi nel sostenerlo, nell'incardinarlo, nel fargli avere un adeguato e non infinito iter parlamentare, solo se fuori ci sarà sempre una pressione costante, perché altrimenti tutti i discorsi belli, come avete visto, cadono nel vuoto, cadono in questa mancanza di memoria che è veramente fisiologica purtroppo nel nostro paese, che colpisce ovviamente quelli che sono dati più per scontati. Ultima cosa, teniamo duro, perché io e la collega Montevecchi siamo andati sempre qui a Bologna, lunedì pomeriggio siamo andati al convegno organizzato dal Malaurea, e gli studenti italiani al Malaurea, che appunto presentava, nel pomeriggio ha presentato gli studenti italiani all'estero, i laureati italiani all'estero, sono richiesti, sono
sono richiesti per le posizioni più importanti non sono idee, sono cifre e sono soprattutto in Europa e soprattutto in quei paesi che più investono in formazione. Io ho saputo oggi che la mia scolare, finisce adesso il liceo, è stata accettata al King's College. Noi siamo una forza incredibile, abbiamo una capacità formativa enorme, non dobbiamo farci abbattere, dobbiamo crederci, dobbiamo pretendere remunerazione, pretendere di avere voce, dobbiamo essere capaci di dialogare con chi ci chiede di dimostrare cosa sappiamo fare, ma dobbiamo avere la forza di credere che siamo veramente un sistema formativo importante in tutto il quadro europeo e non fare passi indietro. Bravo. Allora, io rapidamente vorrei ringraziare tutti, salutare tutti, è stata un'occasione come al solito interessantissima di confronto, spero che ci siano seguiti e in particolare su questo argomento che mi sembra molto importante continuare a trattare seppur nelle nostre divergenze e nelle nostre vedute diverse. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona domenica.